In collaborazione con Antica Osteria Pacetti, in via Borgo Incrociati 22 Rosso, da oltre 100 anni la tradizione a Genova. In via Canevari al 42 Rosso New Generation, al 56 Rosso Dentro e Fuori, arreda la tua casa, al 62 Rosso Midtown Café. In via Bobbio al 54 B Rosso Air Dream by Elena, al 60 Rosso Ristorante e Pizzeria New Sole Mio 4 di Antonio, al 42 Rosso Rosticceria Gente di Mare, al 54 C MS Moto, Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Corsi di ballo Lady Laura Dance School, salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-361-16. Ristorante L'Approdo, a tu per tu con il mare, via del Porto 16 a Genova Renzano. Fabri Gomme, via Canevari 134 Rosso, a Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Buonasera amici di Liguria Sportiva, ben ritrovati su queste emittenti da qualsiasi parte della Liguria e non solo, voi ci stiate seguendo. Siamo sempre qua come ogni settimana e sempre con i nostri ospiti per una grande puntata. Iniziamo da Ugo Maggi, presidente AIAC. Ciao Ugo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera e buonasera anche a Marco Martini, allenatore di calcio. Buonasera. Buonasera a tutti. Ben ritrovato. Allora dunque, iniziamo subito con un servizio della nostra redazione sul prossimo turno. Guardate. Seconda giornata del campionato di Serie A Team. Sabato 13 settembre alle ore 18 a Empoli, Empoli-Roma. Alle 20.45 a Torino, Juventus-Udinese. Domenica 14 settembre alle ore 12.30, Sampdoria-Torino. Alle ore 15, Cagliari-Atalanta, Fiorentina-Genoa, Inter-Sassuolo, Lazio-Cesena, Napoli-Chievo. Alle 20.45 Parma-Milan. Lunedì 15 settembre alle ore 20.45 Verona-Palermo. Iniziamo subito, caro Ugo. Nella prima giornata si è visto un buon Genoa. Ora si va verso Firenze, dove la truppa di Gasperini dovrà confermarsi, ovviamente. Che partita dovrà fare Genoa, secondo te, vista come è andata la prima giornata? Una bella domanda, la risposta è tanto, ti ripeto, sì, era meglio, ovviamente, dico delle ovvietà, era molto meglio andare là, meno con un punticino. Il campo è difficilissimo anche per tradizione, la squadra avversaria è fortissima. Io suggerirei una tattica prudenziale, chiaramente, però Gasperini sappiamo che invece è un allenatore molto specie di caso, un allenatore che attacca, a lui piace un Genoa offensivo, quindi d'altronde io mi fido tantissimo, è bene non snaturare la nostra natura, andiamo là a giocarcela, sono fiducioso per il proseguo del campionato, perché ora se anche Firenze andasse male non succede nulla, secondo me, bisogna stare qua e mi tranquilli perché la squadra c'è, il tecnico è di assoluto valore, quindi andiamo a giocare secondo quello che è il nostro credo e vediamo cosa succede. Cioè, chi lo sa, magari può venire fuori una bella partita, magari con tanti gol. Sì, assolutamente, assolutamente. Marco, anche tu sei fiducioso come Ugo o sei un po' più... Ma direi che è una partita interessante soprattutto per vedere se la difesa del Genoa regge a un urto terrificante come quello della Fiorentina. Cervelli a centrocampo e velocità sulle fasce potrebbero essere dei punti interrogativi interessanti a cui rispondere, quindi vedremo perché vediamo come si pone subito la partita, molte volte all'inizio prende una piega particolare o meno e poi magari alla fine ci sono altri svolti, quindi esatto. Vedere proprio come sarà, si gioca. Invece adesso parliamo della Samp, cari amici. A Palermo salva solo il risultato, Carugo. Domenica
con il Toro, però sarà una partita forse anche qua non facile e dovrà vincere e convincere anche, secondo te? Sì, assolutamente, però comunque l'esordio è stato già buono perché abbiamo già detto un punto a Palermo in 10, anche se non ne ho promossa, è un campo come Palermo che è durissimo, sarà durissimo per tutti, è già qualcosa che dà tanto morale oltretutto. La squadra è molto sanguigna, l'allenatore sappiamo chi è, sappiamo come li carica. Il Torino è un ottimo banco di prova perché è una gran bella squadra che esprime un calcio anche ad altissimo livello, piacevole, con un grande allenatore che è Gian Piero Ventura, che fra l'altro ci tengo a sottolineare è genovese, e quindi prevedo una buona gara, non facile sulla carta. La Sandra deve stare molto attenta perché il Torino gioca proprio bene a calcio, è una squadra che mi diverte anche tanto quando la vedo e è piacevole vedere giocare, però ti ripeto è un buon test per la Sandoria. Torno a dire, con l'esperienza di Palermo, che al di là del punto in classifica ti dà tanto morale, tanta forza, quando fai risultato fuori in certe condizioni poi ti carichi, la domenica dopo vai in campo con più consapevolezza, diciamo, conti di più sulle tue forze. Ripeto, prevedo anche una bella gara, una bella partita aperta, molto spettacolare. Oserei anche dire, poi magari sono smentito, che ci potrebbe essere anche qui un po' di gol in questa gara. Poi vedremo cosa succederà. Vediamo la prossima puntata. Sì, certo, magari poi vediamo tutto se. Noi, sì. Però sono due squadre che attaccano, due squadre che esprimono un gran bel gioco e divertono soprattutto. Quindi sarà spettacolo, sicuro. Bene, sarà spettacolo anche per te, Marco. Sì, sicuramente. Una partita difficile da interpretare con intelligenza. Forse. Vedo una partenza più lenta e uno sviluppo man mano che la partita va avanti pirotecnico. Speriamo bene che le nostre squadre si facciano valere e portino a casa qualche punto, perché ce n'è bisogno, visto le prime uscite, insomma, non sono state eccelse. Però siamo appena all'inizio, quindi magari sono un po' diesel, quindi piano piano. L'importante sarebbe staccarsi subito dal fondo classifica, così si vive meglio e si vive più rilassati. Sì, anche se è un campionato che secondo me c'è abbastanza, anche se non sembra, ma c'è un certo livellamento di forza secondo me, e forse la qualità forse è a medio basso. Ora non vorrei anticipare e dare giudizi avventati, però ecco, sarà dura per tutti, sarà un campionato molto duro, risultati, squadre, materasso non ce ne sono, tutte le partite sono da giocare, quindi certo, come dice Marco, sarebbe opportuno mettere un po' di fieno a cascina adesso per trovarsi poi, perché poi inevitabilmente tutte le squadre hanno un po' di crisi durante il campionato, l'hanno tutte fisiologicamente provato, quindi magari essere, per quando arriva la crisetta, essere invece un po' di fieno a cascina non fa male. Un po' come la cicala alla formica, diciamo. Certo, certo. Rivochiamo. Allora, due nomi, Immobile e Zazza. Persi per pochi spiccioli e adesso titolare nazionale. Ugo, di chi sono gli errori? Guarda, su Immobile mi sono già espresso ampiamente in precedenza, io sono sempre stato un grande estimatore, lo parlo anche da genuano, purtroppo qui non ho trovato terreno fertile, secondo me non è stato valorizzato per quello che era qui a Genova, anzi spesso e volentieri il pubblico lo beccava ingiustamente, secondo me è un talento che abbiamo perso, che è andato all'estero, perché se vai al Borussia Dortmund, dove c'è un certo Jürgen Klopp che è un grande allenatore, credo che insomma non sia una squadra così a caso, e Zaza allo stesso tempo un giocatore che mi pare che sia di provenienza Sampdoria, se non sbaglio, e anche lui è stato, ha fatto la gavetta in Serie B, ma non un giocatore, poi se Conte gli ha messo gli occhi addosso sono sicuro che sono due giocatori che esploderanno definitivamente. Quindi il loro posto è ben guadagnato. Assolutamente, mi piace l'idea di Conte di portare questi due ragazzi in nazionale. D'altronde Immobile, finché ha giocato nell'Under, ha sempre fatto gol, immancabilmente. Quindi ha fatto cannoniere l'anno scorso. Insomma, voglio dire, cosa deve fare ancora per dimostrare il suo valore? Deve giocare. E la nazionale, secondo me, è il suo palcoscenico. E Zaza, secondo me, è stato un po' soffocato in questi, perché probabilmente avrebbe potuto dare di più. È stato un pochino sacrificato in Serie B, che forse può essere stato anche magari un bene per la sua crescita, però un giocatore che non è, avrà anche lui grandi palcoscenici. Marco, gli errori di chi sono stati secondo te? C'è un capo espiatorio o no? Gli errori sono difficili da identificare. Immobile è venuto a Genova e ha trovato un ambiente che non lo ha aiutato ad esprimersi, anche se poi ha fatto un campionato dove la volontà e la qualità si è vista.
Per quello che riguarda Zaza, è stata una meteora blucerchiata nella primavera, mi sembra, e forse si poteva fare qualcosa di più per vederlo calcare di più l'erba di Marassi, ecco. Per farlo finire a Sassuolo, forse qualcosa di più si poteva fare, anche perché con rispetto per la squadra emiliana, insomma, a livello di importanza, la Sampdoria ne ha di più, ha più storia, ha più blasone. Sì. Poi vedi, in Germania, diceva Jürgen Klinsmann in un'intervista di qualche anno fa, quando era selezionatore della nazionale tedesca, diceva: in Germania a 17 anni sei forte, giochi in Serie A. In Italia non è così, se sei forte ti mandano in Serie B a farti le ossa, dicono. E questo è già il primo sbaglio. Ecco, poi gli Immobile e Zaza sono... Sarebbe lunga fare la diagnosi di questa situazione, vedere le cause. Ci sono e come. Intanto gli studi giovanili, che hanno bisogno di grande incremento e di tecnici ovviamente adeguati, ci sono magari anche, ma più che altro di sviluppo di investimento, cosa che in Italia avviene pochissimo. E tanto è vero che se i giovani vanno all'estero, non dimentichiamo il caso anche di Cerci, che andrà a giocare all'Atletico Madrid, un altro, parlato anche nelle scorse altro gran giocatore. Quindi, che gli tedeschi, gli stranieri ti insegnano, no? Ti dicono: ti prendo i giocatori. Sì, tu dici: prendiamo anche noi i giocatori dall'estero, ma tutto un altro discorso. Non li prendiamo già svezzati, li prendiamo già affermati, già consolidati. I giovani, loro, se li prendono, li mettono in prima squadra e vincono i mondiali. Poi, fra l'altro, così casualmente. Quindi c'è da sicuramente da imparare. E gli europei, c'è da diciamo, imparare sicuramente. Assolutamente. E voi, mi raccomando, vi invito a stare con noi, perché tra poco parleremo anche di Serie B, di Entella e tantissime altre cose con Liguria Sportiva, tra poco. In collaborazione con Antica Osteria Pacetti, in via Borgo Incrociati 22 Rosso, da oltre 100 anni la tradizione a Genova. In via Canevari al 42 Rosso New Generation, al 56 Rosso Dentro e Fuori, arreda la tua casa, al 62 Rosso Midtown Café. In via Bobbio al 54 B Rosso Air Dream by Elena, al 60 Rosso Ristorante e Pizzeria New Sole Mio 4 di Antonio, al 42 Rosso Rosticceria Gente di Mare, al 54 C MS Moto Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Corsi di ballo Lady Laura Dance School, salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-361-16. Ristorante L'Approdo, a tu per tu con il mare, via del Porto 16 a Genova Renzano. Fabri Gomme, via Canevari 134 Rosso, a Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122-99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Da oltre 100 anni la tradizione a Genova. Immersa nell'atmosfera di Borgo Incrociati, Antica Osteria Pacetti è stata per tutto il Novecento un punto di riferimento per la cucina tipica genovese. Dopo una sapiente ristrutturazione, l'osteria riapre al pubblico con una nuova veste, mantenendo saldi i valori che l'hanno resa celebre a livello nazionale negli ultimi 50 anni di storia. In via Canevari vi aspettano New Generation di Tony Buccola, parrucchiere uomo, donna, bambino, allungamento capelli e servizio spose. Per informazioni o appuntamenti chiamalo 010-839-3608. Dentro e fuori, oltre i giardini e i terrazzi, arreda la tua casa, solo a Genova in via Canevari 56 Rosso. Midtown Café ti aspetta per colazioni, pranzo e aperitivi. Midtown Café, competenza e cortesia in un luogo amichevole e simpatico. Corsi di ballo Lady Laura Dance School, salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-361-16. In via Bobbio vi aspettano Air Dream by Elena, parrucchiere unisex. Martedì e mercoledì sconto del 30% su tutti i servizi tecnici. Chiama il 349-086-2440 per conoscere le nostre offerte. New Sole Mio 4 di Antonio, dove non vi aspettano solo buonissime pizze, ma anche un'ottima cucina. New Sole Mio 4, da noi serate a tema e il menù del tifoso. Per prenotazioni e informazioni chiamalo 010-4225-345. Problemi con scooter e moto? MS Moto è la tua soluzione. Passa a trovarci e la tua moto te ne sarà grata.
Per informazioni chiamalo 010 839 6340. Vorresti saporare antiche ricette genovesi come lo soccafisso accomodato, la cima genovese, la torta pasqualina, il polpettone e la torta antica Genova con la quagliata? Gente di mare ti aspetta in via Bobbio 42. Macelleria da Claudio. Parola d'ordine, qualità. Carni selezionate piemontesi, pollame allevato a terra, conigli, agnelli e suini di prima scelta. Prova anche le nostre specialità gastronomiche. Cima alla genovese, ravioli fatti a mano di nostra produzione, trippa in umido e tanto altro. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Si accettano ordinazioni e consegniamo a domicilio. Macelleria da Claudio, scegli la qualità. In collaborazione con Antica Osteria Pacetti, in via Borgo Incrociati 22 Rosso, da oltre 100 anni la tradizione a Genova. In via Canevari al 42 Rosso, New Generation. Al 56 Rosso, Dentro e Fuori, arreda la tua casa. Al 62 Rosso, Midtown Cafè. In via Bobbio, al 54 B Rosso, Air Dream by Elena. Al 60 Rosso, Ristorante e Pizzeria New Sole Mio 4 di Antonio. Al 42 Rosso, Rosticceria Gente di Mare. Al 54 C, MS Moto. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Corsi di ballo Lady Laura Dance School, salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-36116. Ristorante L'Approdo, a tu per tu con il mare, via del Porto 16 a Genova Renzano. Fabri Gomme, via Canevari 134 Rosso, a Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582, oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Ben ritrovati cari amici, siamo sempre qua con Liguria Sportiva. Come vi avevo detto e anticipato poco prima della pubblicità, parliamo di Serie B, quindi risultati e classifiche del prossimo turno di Serie B, fatta la nostra redazione per voi. Risultati della seconda giornata del campionato di Serie B: Latina e Crotone 1-1, a Brescia Livorno batte Brescia 1-0, Bologna Virtus Entella 1-1, Carpi Varese 4-2, Cittadella batte Avellino 3-1, Lanciano batte Modena 2-0, Spezia batte Frosinone 2-1, Ternana e Pescara 1-1, Trapani batte Vicenza 2-1, Provercelli batte Catania 3-2, a Bari Perugia batte Bari 2-0. Veniamo ora alla classifica. Perugia 6 punti, Carpi, Lanciano, Cittadella, Ternana, Livorno e Trapani 4 punti, Latina, Provercelli, Spezia, Bari, Frosinone e Avellino 3 punti, Pescara e Varese 2 punti, Catania, Bologna, Virtus Entella e Modena 1 punto, Vicenza, Crotone e Brescia 0 punti. Veniamo ora alle partite della terza giornata del campionato di Serie B per le Liguri. Sabato 13 settembre alle ore 15 ad Avellino, Avellino-Spezia. A Chiavari, Virtus Entella, Brescia. Allora dunque, domenica a Bologna l'Entella ha dato sicuramente una grandissima prova, caro Ugo, vedo che annuisci. Ma secondo te, e poi anche secondo Marco ovviamente, meritava di più? Ma per conto mio va bene così. Ora, nel senso che in trasferta, una neopromossa, la prima volta in Serie B, su un campo blasonato di una squadra come Bologna, che ha perso la domenica prima, quindi hanno trovato un ambiente assolutamente ostile in tutti i sensi, secondo me è un grandissimo risultato, e un risultato che al di là di come si dice, fare classifica, perché il punticino te lo sei incasellato, però poi fa tanto morale, e sono quelle partite che vanno al di là del risultato, cioè andare a Bologna e ritornare indenni, giocando anche una buona partita, andando anche in vantaggio, cioè, non è impresa da poco, e ti carica tantissimo poi per il proseguo, perché ti rendi conto che allora, dato anche l'avversario che è davanti, secondo me è un punto, una partita che vale più del punto segnato, vale molto di più. La riprova chiaramente l'avremo nelle prossime partite, ma io stesso, dico la verità, non ero molto molto convinto che l'Entella potesse uscire con questo risultato, anzi mi dispiace per il tifosi di Chiavari, ma iniziano ad ascoltare, ma avevo previsto una sconfitta, ho detto sarà difficile, che
anche data la situazione, non Bologna sconfitto a Perugia, quindi Bologna magari un pochino teso, la tifoseria bolognese che notoriamente è tesissima, è carica, è sanguigna, sicuramente l'ambiente non era dei migliori, ecco, dopo una sconfitta subita col Bari in casa da Padelentella, che ci stava perché il Bari era probabilmente un altro pianeta, però vedete che posso anche dire poi il Bari ha perso in casa dal Perugia, la Serie B è un po' così, però ripeto, a livello di Entella secondo me è un risultato che la dice lunga, e allora a questo punto si possono fare progetti di salvezza anticipata con una certa, un certo ottimismo, poi è chiaro il campionato prosegue, vedremo cosa succede, ma va un ottimo risultato al di là dell'1-1. Marco, ottimo risultato, meritava di più, va bene così? Ottimo risultato soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento positivo che ha avuto fin dall'inizio, cioè è andata a Bologna a giocarsi la partita, a cercare la vittoria con una sfacciataggine che nessuno poteva pensare, e quello che ha ottenuto se l'è ampiamente meritato, e poi in effetti c'è stato quel rigorino non visto che fa pensare che poteva andare in un'altra maniera, però in effetti il punto ci sta tutto, come diceva Ugo, è conquistato bene, poi quello che poteva essere sappiamo, sì, che certo, gli arbitri sono una disgrazia che dobbiamo tenerci, quindi. Appunto di questo, vogliamo parlare appunto del secondo tempo, il rigore clamoroso veramente viene negato. Come si fanno a fare certi errori? Da ex arbitro fatico a capire come si fa, anche perché io non giudico, come dire, ma c'era il pallone, ho preso i piedi. È quello che dovrebbe indurre l'arbitro a fischiare il rigore se non ha visto bene l'azione, perché si può essere lontani, era un'azione su un errore, su un giro palla difensivo del Bologna, quindi c'era una situazione un po' anomala dove l'arbitro di solito anticipa l'azione in diagonale per andare verso lo sviluppo dell'azione d'attacco del Bologna. Questo errore, questa ripartenza veloce ha fatto sì che l'arbitro fosse lontano e che il guardalinea fosse dalla parte opposta. Si può non vedere, però si deve essere così svegli da capire che il gesto del difensore era talmente plateale che stava ammettendo di aver fatto una cosa fuori luogo e fuori tempo, certo. Soprattutto perché poi gli ha preso il tempo, sì, in maniera ottima, vero. E è rimasta solo la gamba, e nemmeno, sì, sgambettata, calciata proprio, certo. E Ugo, invece, dal punto di vista di un allenatore, come viene visto un episodio del genere? Ma guarda, l'analisi perfetta di Marco, che io ho visto anche arbitrare, anche bravo quando arbitrava, e me ne sto di quello che dice, ha detto cose giustissime. Io mi sono fatto un'idea come allenatore sugli arbitri, ho tanti amici, per carità, no, non si parla di malafede assolutamente, si può parlare magari di impreparazione, di un po' di incapacità a volte a gestire situazioni, però li ho sempre considerati una componente della gara che può essere favorevole indipendentemente non dalla volontà dell'arbitro, o sfavorevole. Ci può essere quella domenica che ti va bene, magari che l'errore viene commesso a tuo favore. La legge della compensazione, secondo me, a un certo punto, alla fine di un torneo esiste, perché l'arbitro, certo, anche io a volte mi domando come fanno a non vedere certe situazioni, a segnare, non segnare, giusto, a non vedere certi rigori, non segnare certi falli, a ignorare certi fuori, però ripeto, essere lì, poi Marco c'è stato fisicamente per tanti anni, so che poi non è facile perché sono frazioni di secondo, sono attimi, sì, hai tanti supporti, agli assistenti, agli uomini di linea, al quarto uomo, ex quarto uomo che era diventato. Non me la sento di dare addosso agli arbitri, ripeto, li considero una componente della gara, ci sono gli avversari, ci sono gli arbitri, i miei ragazzi, quando faccio ho sempre detto anche quando allenavo, ragazzi, siamo noi avversari, l'arbitro che è una componente a sé, lui gestisce la gara, prendiamolo per quello che fa, bisogna conviverci, no, anche perché poi il regolamento è su questo, gli arbitri sono inflessibili ed è giusto che sia così, loro non cambiano mai idea, cioè vuol dire che una volta che hanno deciso è così ed è giusto che sia così, guai se qualche arbitro cominciasse a
ritrattare. Allora, a meno che non ci sia, visto come sono organizzati i professionisti, gli assistenti che ti richiamano e ti dicano effettivamente che hai commesso un errore. Però ripeto, l'arbitro c'è, cioè, va bene, si spera sempre che faccia meno errori possibile. Poi tante volte bisogna anche dire questo, no? A occhio nudo si vedono le partite, gli episodi, poi si rivede il ralenti e si vede che l'arbitro ha visto giusto, che c'è stato lì, o viceversa, tu puoi dire certo, però ecco, adesso il calcio è talmente veloce, è talmente intenso, è talmente di movimento che fare l'arbitro, devi correre come un matto. Infatti so che si allenano, fanno allenamenti durissimi, ma durissimi, no, assolutamente, almeno sei sempre sull'azione. Quindi io personalmente, per quanto voglio bene al calcio, non farei mai l'arbitro, dico la verità, perché è una responsabilità, cosa? È una responsabilità grossa. Allora, adesso invece volevo parlare dello Spezia, una buona vittoria contro il Frosinone, che però si è dimostrata una buona squadra, insomma, che può volare alto, può avere dei sogni. Lo Spezia? Sì. Beh, certo. Beh, con tutto il rispetto che ho per il Frosinone, quella gara era proprio staccare il biglietto, cioè una prassi, cioè i valori tecnici in campo erano, tutti, ripeto, con tutto il rispetto al Frosinone, completamente così diversi. Lo Spezia ha un ottimo tasso tecnico, un pubblico, il fattore campo, cioè, doveva vincere domenica, non aveva altre attenuanti, ha fatto... secondo le missione compiuta, si potrebbe dire, ecco, queste sono le partite che lo Spezia, se vuole andare dove ambisce andare, cioè la Serie A, sono quelle partite che devi dire vado e vinco, quelle le vinco, perché ti ripeto, con squadre che non voglio offendere, ma che sono apertamente, palesemente di fascia, un pochino non di prima fascia, parlando della Serie B, quando vengono a Spezia bisogna ammazzarli, tra virgolette, cioè voglio dire, infatti lo Spezia ha mezzo ora risolto la situazione, cioè quelle sono partite che lo Spezia deve andare liscio, poi arriveranno gli scontri con Perugia, con altre squadre bilosonate, con Bari, ma insomma, va bene così, missione compiuta, diciamo. Missione compiuta anche per te? No. Ni. No, cioè, per me lo Spezia si trova in un limbo centrale come valori nella Serie B, in cui potrà dare sicuramente delle soddisfazioni battendo qualche grande e invece inciampando con qualche piccola. Quindi il calcio è bello perché ognuno la pensa come vuole. Avremo uno Spezia che farà un grafico abbastanza alternato fra soddisfazioni e meno soddisfazioni. Non la vedo proprio protesa verso la A, anche perché la geopolitica del calcio dovrebbe prevedere che una fra Genoa e Sampdoria scenderebbe, quindi è meglio di no. Allora, invece adesso vogliamo parlare di calcio giovanile, soprattutto di Horst Wein, inventore del metodo Funino. E abbiamo con noi al telefono Marcello Nardini, presidente Horst Wein Association. Buona serata, Marcello. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, dunque, Horst Wein, filosofia o concretezza di football? Le due cose si fondono. È una filosofia e anche concretezza. Filosofia in quanto è una scuola di vita, è una scuola di comportamento, di fair play, è una filosofia vera e propria di abbracciare il calcio in una forma completamente diversa da quella che attualmente viene data in Italia o anche in altre nazioni. È anche una concretezza in quanto tutto quello che viene insegnato ai ragazzi è la base e sono le fondamenta del gioco del calcio con la C maiuscola. Allora, dunque, il calcio parte dalla testa, passa al cuore e arriva ai piedi. Ci può spiegare meglio? Sì, certo, questo è un passaggio fondamentale della nostra filosofia. Il calcio inizia nella testa, ovvero sia tutta l'azione, tutto quello che riguarda il calcio deve necessariamente essere elaborato dal cervello prima di poterlo trasferire ai piedi. Perché? Perché qualsiasi azione nel calcio, o meglio, faccio una premessa, il calcio è fondato su quattro fasi fondamentali, tre delle quali sono invisibili. Una fase è visibile e fino adesso, da 100 anni a questa parte, è stata allenata solo la fase visibile, che adesso vado a spiegare qual è. Le quattro fasi fondamentali del calcio sono la prima in assoluto, la più importante, è la percezione, ovvero sia gli occhi, percepire, guardare.
analizzare cosa succede. La seconda è l'analisi, dopo aver percepito bisogna analizzare e comprendere cosa sta succedendo sul campo e poi prendere la decisione corretta e applicare il gesto tecnico, che è l'ultima fase, cioè fino adesso è sempre stata applicata la fase tecnica. Dico che sono tre fasi invisibili perché ovviamente tutte queste tre fasi guardano le vele, ma sono le fasi più importanti nel calcio. E per fare questo bisogna creare giocatori intelligenti, creare giocatori che sappiano usare la testa, e per usare la testa e sviluppare le capacità intellettive di un giocatore bisogna allenarle. Il muscolo più importante del corpo umano e che non viene mai allenato è il cervello. Noi nella nostra metodologia facciamo anche quello, alleniamo il cervello in funzione di quello che sarà poi il gesto tecnico. 3 contro 3 a 4 porte, e questa è la ricetta giusta? E perché? 3 contro 3 a 4 porte. 3 contro 3 a 4 porte significa fondamenta del calcio. Perché 3 contro 3 soprattutto nel calcio giovanile? Perché tutti possono partecipare al gioco, tutti sono protagonisti, tutti hanno la capacità di sperimentare i diversi ruoli e posizioni nel campo. 4 porte perché questo dà un'apertura e una visione spaziale e laterale estremamente elevata. Fino adesso si è sempre giocato a 2 porte, come tutti avete potuto vedere sui campi dove giocano i bambini, c'è una corsa sfrenata intorno al pallone, tutti che corrono dentro al pallone verso la porta per segnare. Questo perché le 2 porte creano un effetto tunnel, un effetto dove i ragazzi si concentrano solo e soltanto per andare a fare la rete. Le 4 porte abitano i ragazzi a pensare, ovvero sia, giocando 3 contro 3, 4 porte fanno sì che una delle porte rimanga sempre scoperta. Loro dovranno cercare e capire, analizzare quale di queste porte è la più libera da poter attaccare, ampliando così le loro capacità di cercare gli spazi, sapersi muovere e saper soprattutto giocare senza la palla. Allora, per un allenatore, che cosa vuol dire partecipare al corso di Loano? Sì, avremo il piacere di essere a Loano il 26, 27 e 28 di settembre, dove faremo un corso di formazione proprio improntato su come creare giocatori intelligenti e facendo conoscere ai formatori, perché noi chiamiamo formatori e non istruttori, i formatori facendo conoscere, come dicevo prima, le fondamenta del calcio attraverso il coniglio. Cosa significa per gli allenatori? Significa aprire e capire nuovi orizzonti per quello che riguarda gli allenamenti. Il nostro metodo moderno di allenamento è completamente diverso da quello tradizionale, come dicevo prima, è un metodo che è l'80% globale e il 20% analitico. Per cui i tecnici avranno modo di sperimentare attraverso un sistema di insegnamento completamente diverso da quello che è stato fatto fino adesso, ovvero sia i ragazzi sono i protagonisti, il protagonista non è l'allenatore. L'allenatore è una guida, l'allenatore è lì per aiutare, ma non per dare né ordini né dire cosa deve fare, cosa dove devono posizionarsi, quale posizione nel campo i ragazzi devono prendere. Saranno loro che impareranno e impareranno dei propri errori e sotto la guida del formatore che li porterà a capire gli errori che loro compiono per poi autocorreggerli. Allora, si parla di calcio giovanile, ma chi allena le prime squadre può trovare forse degli spunti per lavorare? Assolutamente, lei consideri che, come tutti sanno, va in direttore della cantera del Barcellona, tutto quello che parte dal coniglio, tutto quello che noi facciamo in campo, sono le fasi del calcio e del calcio 11, sono tutti mattoni del calcio 11 contro 11, che vengono però analizzati uno per uno e portati poi a essere uniti per arrivare alla competenza del gioco. Quindi gli allenatori del calcio 11 hanno grossissimi vantaggi nell'applicare questa metodologia. Allora ringraziamo Marcello Nardini, presidente Horse Wayne Association. Buona serata e grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Buona giornata. Ci vediamo tra pochissimo, rimanete qua con Liguria Sportiva e qualora possiate state attaccate alla TV perché abbiamo dei consigli da darvi, sentite. In collaborazione con Antica Osteria Pacetti, in via Borgo Incrociati 22 Rosso, da oltre 100 anni la tradizione a Genova.
in via Canevari al 42 rosso New Generation, al 56 rosso Dentro e Fuori, arreda la tua casa, al 62 rosso Midtown Cafè, in via Bobbio, al 54 B rosso Air Dream by Elena, al 60 rosso Ristorante e Pizzeria New Sole Mio 4 di Antonio, al 42 rosso Rosticceria Gente di Mare, al 54 C MS Moto, Macelleria da Claudio, via Canevari 215 rosso Genova. Corsi di ballo Lady Laura Dance School, salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-36116. Ristorante L'Approdo, a tu per tu con il mare, via del Porto 16 a Genova Renzano. Fabri Gomme, via Canevari 134 rosso, a Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it.